cara Romagna, ed anch'io che non sono di qui canto per te. Quando sentirai questa canzone. Ciao ciao a tutti, eccomi qua cari amici, a voi tutti romagnoli ed emiliani, baci baci baci, mua, tutto spiano. Grazie mille per essere davanti al televisore. In questo momento Fiorella Casadei è insieme a voi e promette di regalarvi in mezz'ora di trasmissione tanta buona musica romagnola. Voi sapete bene che quando Fiorella promette, Fiorella mantiene. Allora, questo è uno slogan. Allora, cari amici, oggi avremo come sempre del resto dei bei brani, la polca, il valzer, eccetera, eccetera. E sapete che in mezz'ora di trasmissione vi leggo anche il vostro segno zodiacale, ciò che le stelle, la luna e gli astri dicono per voi. E allora cominciamo subito con i primi due segni, che sono quello dell'Ariete e del Toro. Intanto vi ricordo che se volete telefonare in redazione per lasciare messaggi augurali, presto sarà la festa della donna, datevi da fare, telefonate a tutto spiano perché la vostra donna va ricordata. E allora telefonate a questo numero, lo vedrete anche in sovraimpressione, però intanto annotatevelo dove volete voi, penna e block notes, 22224, vi ho fatto un po' di confusione. Allora 0541 il prefisso di Rimini, ed il numero è composto da 5 cifre, allora 222 24, quindi 2 2 2 2 4, ecco, bene, poi ve lo ricorderò ancora. E allora telefonateci per messaggi augurali in occasione di compleanno, anniversario, matrimonio, eccetera eccetera, ma anche per la prossima festività della donna, ok? Ci tengo, e so che mi telefonerete numerosissimi. Allora, amici dell'Ariete, la settimana inizia nel migliore dei modi, almeno sotto il profilo del lavoro. Tutto bene, quindi salvo qualche piccolo attrito con il partner, con il vostro lui o la vostra lei. Fate il possibile per chiarire rapidamente gli equivoci. La salute è... Ok. Toro. Il lavoro vi darà nelle prossime settimane molte soddisfazioni, farete di tutto per instaurare anche nel rapporto con la persona che vi vuole bene un'atmosfera di serenità e di complicità. E anche per voi la salute è good. Cosa vuol dire good? Buona, bene, ecco, quindi siete più che contenti. Lo vedo dal vostro sorriso. Al momento in cui ho detto la salute è buona, mi avete fatto un bel sorriso. Grazie anche di questo sorriso che mi rivolgete. Allora, cominciamo alla grande. Siete d'accordo con me? Per cominciare alla grande, allora andiamo con Luca Zac, che vi fa ballare con un brano intitolato Mille Miglia. La Mille Miglia. We'll be right back.
bagna tutta l'Emilia, questa è buona musica folcloristica, quella musica che, detto in dialetto romagnolo, la va dret me core, direttamente al cuore. Ma che bell'inizio, cari amici miei, ma proseguiremo allo stesso modo. E allora andiamo avanti, tra poco Edmondo Comandini, un altro grande virtuoso della fisarmonica. Allora, amici dei gemelli, per voi che siete nati tra il 21 di maggio e il 21 di giugno, attenzione, a volte anche a voi capita, scusate, di pensare che si possa fondere con leggerezza ciò che è legato agli interessi materiali e ciò che invece concerne la sfera dell'affetto, la sfera affettiva. Molto positive le novità che possono arrivare intorno al 28 di febbraio, quindi l'ultimo giorno del mese, anche l'amore può sbocciare improvvisamente sotto queste stelle. E andiamo avanti con il segno del Cancro. Sei particolarmente ribelle e nervoso, o calmati un poco. Gli incontri che nascono adesso possono interferire con i tuoi reali desideri. I rapporti di lavoro sono ancora piuttosto difficili e non sempre riesci a sopportare le provocazioni dei colleghi o delle persone con cui hai a che fare. Fortuna e salute. Tutto tranquillo, sì, tranquillissimo. Leone. Inizierete la settimana con un gran bisogno di gratificazioni e se non le troverete intorno a voi, potreste procurarvele da soli, spendendo e spandendo per migliorare la vostra immagine. Un incontro potrebbe dare il via ad una bella storia d'amore, se sarete, mi raccomando, però spontanee e soprattutto naturali. E allora cosa ho detto pochi istanti fa, che con noi, cioè in trasmissione sarebbe arrivato Edmondo Comandini, è qui ed è sorridente come sempre, allegro e gioviale come sempre, e vi propone un bellissimo brano dal titolo, ascoltate bene, lo dico proprio a squarciavoce in maniera che arrivi in tutta l'Emilia Romagna, Rosso di Sera! Thank you.
Molto bene, cari amici, stiamo andando veramente alla grande, no? Ecco, siete contenti, soddisfatti perché questa musica contagia allegria. Quando uno ascolta un bel valzer, una bella mazurka, una bella polka, si sente diverso, si sente più carico, più scattante. Non è così? È così per me e sarà sicuramente così anche per voi. Allora, andiamo avanti con gli altri segni. Ah, un attimo di attenzione. Vorrei salutare... Ecco, permettetemi questo momento. Allora, vorrei salutare dei carissimi amici. Il prossimo brano è intitolato Lario lì, Lario là ed è una mia canzone. Si tratta di un bel valzer lento, quindi per coloro che vanno un po' più lenti, un po' più tranquilli, questo è un bellissimo valzer da poter ballare anche in casa, sì sì, senza problemi. Spostate un attimo il tavolo in cucina, ecco, fatevi spazio e ballerete con Fiorella Casarei. Ma è arrivato il momento di salutare dei carissimi amici. Poi farò i nomi, e, anzi no, li voglio salutare immediatamente, si chiamano Livia e Gino e sono proprietari insieme alle figlie di una bellissima bigiotteria che si trova a Rimini, al centro Gross di Rimini. Il nome anche, la denominazione di questa bigiotteria è anche bello, Diadema, pensate un po', Diadema. E allora saluto Livia e Gino che sono i proprietari insieme alle figlie, come ho già detto, i nomi delle figlie non le conosco, ma presto me lo farò dire così vi saluterò facendo i vostri nomi. Saluto anche Renzo e tutti coloro che lavorano in questa bigiotteria, tutti coloro che fanno parte dello staff, tutti i collaboratori. Un grande augurio di buona giornata a voi e mi rivolgo a tutte le persone che in questo momento mi seguono. Allora, parliamo di una bigiotteria che si chiama Diadema, centro Gross di Rimini, esattamente in via Coriano 58, facile da raggiungere per chi viene dalla Romagna ma anche dall'Emilia. Perché? Perché uscite al casello di Rimini Sud e poi a pochi 500 metri c'è proprio l'entrata del centro Gross, quindi è fuori Rimini e si raggiunge davvero con tanta facilità. E in una bigiotteria cosa troverete mai? Allora, collane di questo genere, io ho tanti accessori acquistati alla bigiotteria di Adema, ci sono delle cose stupende, tutti accessori molto alla moda, tutti ciappi, ciapponi, ciappetti, fasce, mollettoni per i capelli, di tutti i tipi, di tutti i colori, e poi ci sono tante collane, ma questa è una delle tante, ma ce ne sono veramente di bellissime, ma c'è un assortimento enorme anche di orecchini, di anelli, quindi vi invito ad andare, amici che... rivendete, ovviamente è un messaggio che rivolgo a chi deve acquistare per il proprio negozio, perché la vendita è esclusivamente e solamente all'ingrosso, mi raccomando, non possono andare i privati, ma solo coloro che poi acquistano per poi rivendere nella propria attività commerciale, ecco. E allora, vi do l'indirizzo e il numero di telefono, prendete nota, andateci, fate una cappatina, dico, arrivare a Rimini è uno sbriscio, come si dice in Romagna, veramente c'è poco tempo e poi potete, ecco, andare a vedere. E allora, bigiotteria Diadema, centro Gross 94E, traversa 11, segnatevelo, via Coriano, il centro Gross si trova in via Coriano 58 e questa bigiotteria si trova all'interno del centro Gross alla traversa 11, blocco 94E, numero di telefono se volete chiamarli 0541 che è il prefisso di Rimini 39 18 96 39 18 96. Nel corso delle mie trasmissioni sfoggerò tante cose che potrete acquistare alla bigiotteria di Adema. Questo è molto bello, mi piace un sacco, e poi tante altre cose, gli orecchini, vabbè, piano piano ve ne farò vedere alcuni, ma io non è che mi posso addobbare come un albero di Natale per farvi vedere ciò che troverete là, tante belle cose a prezzi, e questa è la cosa più importante, molto 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 convenienti. Bene. Detto questo, andiamo avanti, veloci, veloci, perché tempo scorre. Vergine, è un periodo davvero speciale, ti senti attiva e dinamica come non succedeva da tanto tempo, ma questo non ti sottrae a qualche defiance intorno a venerdì, quando Mercurio e la Luna ti rendono un po' irrequieta, nervosina, beh, nervosino, a seconda del sesso. Bilancia, niente male questa settimana, a condizione che nel weekend andiate su un'isola deserta. Ma che cosa diciamo? Vabbè. Sabato e domenica, infatti, infastiditi dall'aggressione della Luna a Venere, sarete a dir poco insopportabili e pretenderete di aver ragione su tutto e tutti. Sappiatevi regolare.
non mi si apre, mannaggia. Scorpione, cammina a grandi passi verso l'altra metà del cielo e chissà che tu non la raggiunga in breve tempo. In questo periodo, infatti, Venere entra a contatto con Giove nel tuo segno, che entro la fine del mese, che è prossima, sarà in erigono a Urano. Insomma, il cielo promette di rigenerarti nell'amore dopo tutte le difficoltà. E allora, prima di cantare, saluto tutti gli amici che ci seguono da Bologna, in modo particolare gli amici che fanno parte della famiglia Camporesi. Ciao Chiara, ciao a tutti, baci, baci, baci. E adesso, amici, per tutti voi, con grande affetto, Lariuli, Lariula. Qua, riprendiamo le vesti di conduttrice. Ebbè, poco fa stavo cantando, bene, spero vi sia piaciuta questa canzone, ma adesso andiamo avanti con il segno di Sagittario. Voi sapete che è anche il mio segno, mensana in corpore sano, ecco l'invito per questa settimana, nella quale siete più stanchi del solito, è vero, sono un po' fiacca. Non pretendete l'impossibile da voi stessi e imparate a ritagliarvi momenti quotidiani di relax tra i mille impegni. Solo in queste condizioni Mercurio può esprimersi al meglio. Vai Mercurio, salute, OK, ok. Capricorno, quanta strada avete fatto nel corso del 2010, ecco, dell'anno passato, strada spesso accidentata e in ripida salita, ma poiché, come scriveva il filosofo latino Seneca, non c'è una via facile dalla terra alle stelle, voi non vi siete fermati davanti a nessun ostacolo e adesso avete diritto ad un premio, l'uscita dalla solitudine interiore, che non è poca cosa. Auguri dunque e di cuore salute discreta. Bene, prossimo brano.
Sorpresa! Avremo con noi l'orchestra di Gabriele Milva, che saluto chiaramente. Ciao amici! Allora, una dedica di compleanno che va indirizzata al caro Marco Sarti di San Mauro Pascoli, vero? Ella! Marco, tanti auguri per le tue 47 straordinarie primavere! Ciao carissimo amico, auguri di ogni bene, di cose belle, di giornate fortunate, ma anche di tanta salute e di tanta fortuna nella vita. Questi auguri con grande amore sincero ti vengono indirizzati dalla tua moglie Marilena, dalle tue tre figlie, tre femmine, dai genitori Giuseppe e Celeste, dal fratello Massimo e da tutti i parenti lontani e vicini. Marco, visto che tu oggi ricevi la dedica di compleanno, pensa bene di spedire alle tue belle donne gli auguri per la festività della donna e tra poco vi dirò il numero di telefono. Allora, per la festività della donna, ricordatevi delle vostre mogli, delle vostre fidanzate, delle vostre figlie, perché sono, in qualsiasi età abbiano, delle piccole donne, delle donnine. E allora, per la festa della donna voglio numerosissime dediche, ok? Chiamate questo numero che adesso apparirà in sovrimpressione, intanto io ve l'anticipo. 0541, è un messaggio rivolto a tutta l'Emilia Romagna, che siamo a livello regionale, grazie al digitale terrestre. Quindi amici, chiamate da tutte le parti, per me sarà un grande onore, un gran piacere, ecco, spedire le vostre dediche, i vostri messaggi. Allora, il numero di telefono 0541... 22 22 4, ve lo dico in un modo più semplice, perché se faccio 2 2 2 2 uno si può magari un attimino spiazzare. Allora 22 22 4, sì, sono solo 5 cifre, 5, 22 22 4, prefissato dallo 0541. Bene, e allora mentre voi vi siete annotati il numero di telefono, mentre pensate di chiamare, anzi chiamate subito, vi mando in onda Gabriele Milva con Divina. Tutte di più oggi, valse, valse lento, mazurka, polka, ma che gusto, che godurria, che godurria. Allora amici, annotatevi questo numero di telefono. Allora, vi consiglio un ottimo ristorante dove fare scorpacciata di pesce fresco.
Mi faccio venire l'acquolina in bocca, lo so. Allora, per il prossimo weekend o nei prossimi weekend, quando il tempo sarà migliore e verrete a Rimini, io mi rivolgo a chi è nei dintorni, ma anche a voi che magari abitate un po' più lontano nell'Emilia e che magari pensate di venire a fare una cappatina a Rimini. Vi do un indirizzo, anzi un numero di telefono e l'indirizzo di un ristorante che si trova sulla superstrada di San Marino, quella bella via grande che poi porta a San Marino. Allora, numero di telefono, annotatelo perché vi verrà buono. 0541 75 97 24, ripeto 75 97 24. Il prefisso è di Rimini 0541. Si trova sulla superstrada di San Marino, quindi facilissima da raggiungere quando uscite dal casello Rimini Sud. E questo ristorante, un bel ristorante di un mio caro amico, dove si mangia davvero da Dio, si chiama Ristorante Pizzeria Osteria La Genga, superstrada di San Marino, vicino al centro commerciale di Cerasolo Ausa. Beh, potete scegliere menù a base di carne, ma soprattutto, beh, immagino, menù a base di pesce. Tutti i primi piatti sono fatti in casa, proprio se sciadur, la sfoglia nostrana, si parla di ottima cucina genuina, ecco. E poi ricche grigliate di pesce fresco dell'Adriatico. Non vi pentirete di aver scelto questo ristorante. Confidate in me. Allora, 0541 75 97 24 per assaggiare dell'ottimo pesce fresco. Ristorante Pizzeria Osteria La Genga sulla Superstrada di San Marino, vicino al centro commerciale di Cerasolo Ausa. Parliamo di Rimini, ovviamente. Allora, Acquario, non ti illudere di poter contare su molte energie, ne hai meno di quelle che presumi. E gli astri ti invitano a non trascurarti. Bene, nel complesso però godi di un'ottima salute e di una buona dose di fortuna nel gioco. Senza esagerare, approfittane. Pesci, avete talenti in molti campi, potete sfondare, conquistare gli obiettivi, vedere premiata la costanza. Marte nel segno amplifica vitalità ed ottimismo, ritorna all'animo appassionato, è il momento di agire anche in amore, ripararsi nell'angolino non vi farà proprio bene. E intanto vi consolo dicendo che la salute è discreta. Adesso siamo proprio nel momento in cui tutti stiamo pranzando, o quasi tutti, e beh, vi voglio regalare una sottiletta. Fate un bel panino con una sottiletta che vi viene offerta dall'orchestra Berardi.
allegria, ragazzi, proprio frissanti questi brani, come siamo sui giri. Ebbene, giusto che sia così dopo una trasmissione durante la quale si propongono solo brani folcloristici. Evviva Romagna Romantica, che entra in casa vostra alle 12 per continuare sino alle 12.30, questo ogni giovedì, quindi una trasmissione settimanale. Tutti i giovedì dalle 12 alle 12.30 mi potrete vedere, ma soprattutto potrete ascoltare buona musica romagnola. Poi c'è la replica, della quale vi parlerò la prossima settimana, e allora seguiteci e telefonateci. Vi ricordo ancora il numero di telefono, è un messaggio rivolto a tutta la Romagna, tutta l'Emilia, per messaggi augurali in occasione della prossima festa della donna. Ci sarà quella della mamma, ma ci sono in caso di ognuno di voi compleanni, anniversari, matrimonio, onomastici, bene, chiamatemi, sarò ben lieta e gioiosa di farvi una dedica. Il numero telefonico di Rete 8, soprattutto VGA Rimini, è il seguente: prefisso 0541, lo vedete in sovrimpressione, così lo memorizzate meglio, 22 22 4. Vi aspetto, vi ringrazio, vi saluto con tutto il cuore e vi auguro con grande affetto un felicissimo fine settimana. Ciao amici emiliani e romagnolo, ciao. Cara Romagna, hanno scritto già in tanti che sei dolce, romantica. Cara